Ammettiamolo, quanto sono belle le colline toscane. Ebbene sì, perché la scuola del mio maestro fortunatamente si trova immerso in questo paesaggio splendido. È veramente fantastico arrivarci, peccato che ci siamo anche persi e infatti siamo arrivati anche in ritardo. Magari ci fa fare una strada diversa. Ma facciamo un passo indietro. Per chi non mi dovesse conoscere, il mio nome è Giorgia ed è da un paio di anni che sono appassionata al mondo del bonsai e solo recentemente sono riuscita a prendere lezioni da Francesco Santini. Appunto Francesco ha il suo laboratorio, il suo studio dove insegna, immerso nelle colline toscane ed è una zona fantastica, veramente bellissima, peccato che è anche molto semplice perdersi. Avevo iniziato con lui a prendere lezioni verso settembre-ottobre del 2020 e ci eravamo dovuti fermare a causa appunto della pandemia. Adesso che le cose stanno migliorando, fortunatamente, siamo tornati a fare lezione. Tutti i principianti o chi inizia lezione sa che la cosa più difficile è: che pianta porto? Dove la trovo? Perché sì, 8 mesi fa, iniziando, avevo portato lui, però poi non sapevo più cosa portare, perché in questo momento lavorare sui pini neri non è la cosa migliore. E quindi, da brava ragazza, in tutti questi mesi mi ero messa un po' di soldi da parte col pensiero che un giorno sarei andata, appena chiaramente il tutto lo concedeva, da Barbazza. E chi è Barbazza? Beh, Barbazza è un centro bonsai, si può dire, è un rivenditore. Barbazza è un luogo magico dove tutti i tuoi sogni si avverano. È un po' come il Gucci in via Monte Napoleone, no? Tu vai ed è meraviglioso, ed è stato così e adesso vi ci porto pure. Chiaramente io non sono ancora brava a fare video su YouTube, quindi finito di lavorare al mattino, alle 8:30 mi sono avviata e dalla Toscana sono andata fin sopra in Veneto perché avevo bisogno di comprare piante. E dopo 3 ore e mezza di macchina, non documentate perché è alquanto noioso, anche perché solo i più esperti di voi sapranno quanto è noioso fare da Firenze a Bologna, cioè tutto dritto. Comunque, una volta arrivata, questo è quello che ho visto e sono rimasta semplicemente contentissima. Giorgia del passato, a te la linea. Sono arrivata a Treviso, ecco, è fantastico, sono da Barbazza e ha veramente certe piante che sono bellissime. Mi sono portata dietro la schiscia perché ho detto, dato che partivo comunque presto dalla Toscana, ho detto sicuramente arrivo per l'ora di pranzo. Avevo calcolato male i tempi perché pensavo che loro chiudessero verso le 12:30, invece no, chiudono a mezzogiorno e fanno da mezzogiorno a 1 di pausa, quindi adesso sono qua che sto aspettando che riaprano e vediamo di fare un po' di acquisti, vediamo di vedere se c'è qualcosa di carino e affordable. Avevo già capito più o meno cosa volevo comprare e infatti alla fine quello che ho acquistato sono state un ginepro Itoigawa,
Una Stevar siamo una delfa, sapete che ho un pallino particolare per questa tipologia di piante. Un Cameciparis obtusa, varietà Inoki. E in più mi sono portata a casa, come ciliegina sulla torta, una carinissima Azalea Sazuki, che ha le foglioline molto piccole e mi attirava per quello. Poi vedevo che era un po' sofferente, quindi gli ho tirato giù un po' il prezzo. La situazione era di nuovo la stessa, troppa acqua chiaramente, e quindi abbiamo provveduto a cambiare subito il terreno e a metterla un pochettino più a suo agio. Queste sono state le piante che abbiamo portato a lezione, tanto per iniziare, tanto per scaldarci. E come al solito la lezione è stata fantastica. Siamo lì di domenica, c'è bel tempo fuori, l'aria è tranquilla e si parla solamente di bonsai. Ed è veramente una cosa bellissima, non so come spiegarlo. E volano anche un po' di cazzate, però quello ci sta sempre, no? Dopo. Comunque abbiamo fatto lezione alternando un po' di teoria alla pratica stessa e io in particolare ho lavorato il mio ginepro Itoigawa. È fantastico passare da vedere i video su YouTube a mettere effettivamente le mani al lavoro. Comunque grazie ancora Francesco, veramente grazie. E grazie anche ad Alessandro che mi ha fatto da guida all'interno del garden. Spero di rivederti presto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio il link del mio profilo Instagram sotto in descrizione, quindi se volete vedere quello che combino, le piante che posto o i fiori che posto, trovate il link sotto. Niente ragazzi, grazie ancora e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!